2007 si doveva già passare, peggiorerà, va bene? Noi ci accusò che si volava troppo alti, perché si disse che ci fa sottopassi, fai sottopassi. No, non si ha più coraggio. Io sono andato a rileggere delle interviste del 2006. Nel 2006 si doveva dare inizio alle gare per costruire i sottopassi delle ferrovie. Siamo nel 2009, siamo sempre a aspettare un qualcosa di sostanziale, non di immaginare. Se non diamo l'infrastruttura di qualità a questa città muore. Mettiamocelo in testa. Si può fare qualsiasi bellissimo intervento emozionale, emotivo, ma se non si dà l'infrastruttura a questo sistema, muore. Lo disse anche il ricercatore che venne dal nord, qui a Maria Agostiniani, non disse: signore, attenzione, arriva la Lega, piano piano, fatta a poco anche qua, visto che sta già entrando, perché loro hanno capito quel sistema del nord-est che senza infrastrutture non si porta ricchezza, non si porta qualità. E qui se non si porta le aziende a avere un sito nella nostra zona, non portano ricchezza, non portano persone che vanno a lavorare in modo tranquillo, strutturato e permanente. Qui siamo in una zona dove non abbiamo infrastrutture, punto a capo. Se non diamo a questo futuro, a questa città, l'idea di futuro e di certezza, se non abbiamo infrastrutture non abbiamo qualità. Il nostro no, quindi, non sono no negativi, sono no positivi, sono un sì più alto, perché se si dice no ora, perché si sta pensando a un sì più importante, che dà futuro e certezza alla nostra realtà, non solo ai nostri cittadini attuali, ma anche per l'età. E che qui siamo qui a pensare, a lavorare, non per noi stessi, per i nostri figli, per i nostri pronipoti. Grazie. Allora passiamo alla presentazione, il punto numero 2, variante favorevoli
tipo 6. E vediamo che utilità. Allora, guardate i vini. Quanti sono? Forza votanzi, chi è favorevole alle mediante utilità? 15 favorevoli, chi è contrario? 6 contrari, chi si astiene? Grazie Presidente, vorrei far notare